Pitagora capì un problema così complesso come il teorema, che poi prende il suo nome, semplicemente servendosi di una tavoletta d'argilla. Ora avete capito come funziona il teorema e come ha fatto Pitagora? Sì! Bellissimo! Ora la parola d'aritmetica. Oggi parliamo del massimo comune divisore e del minimo comune multiplo. Sì, faccio sempre una gran confusione. Trovo la palissiana che c'è l'ordine delle parole a farvi confusione. Partiamo per esempio dal massimo comune divisore. Invertiamo l'ordine delle parole e cominciamo a chiamarlo divisore comune massimo. Che ve ne pare ora? In effetti così si ordina il procedimento mentale. Parliamo innanzitutto di divisori, quindi i numeri piccoli. Mentre quel massimo iniziale ci faceva subito una gran confusione. Poi troviamo quelli comuni e fra questi individuiamo il massimo, cioè il più grande. Ma perché nessuno ci ha mai pensato prima? Per favore, facciamo altri 10 esercizi. Matematica e fuori storia. Cominciamo il nostro viaggio nello spazio con un po' di musica. Le meteore intelligenti architetture di Naboo e Tatooine, le corse degli sgusci, le istituzioni politiche e alcuni nomi dei personaggi di Star Wars, dalla minaccia fantasma alla vendetta dei Sith, appaiono da vicino un tributo al passato, prima repubblicano e poi imperiale di Roma. Dalle tenebranti nomi dei cancellieri Valorum e Palpatine alle corse dei Bod che riecheggiano l'atmosfera di Ben-Hur, la prima trilogia di Star Wars sembra raccontare i drammatici e turbolenti fatti della caduta della Repubblica e della proclamazione ufficiosa dell'Impero Romano. Con il Senato che si svuota progressivamente dei suoi poteri e con l'Impero che si concentra nelle mani di un'unica persona uscita vincitrice da una guerra civile galattica, il cancelliere Palpatine è un Ottaviano Augusto di una galassia lontana lontana. Compiti per casa, guardarsi la minaccia fantasma. E ora entriamo nei fatti. Della formulazione matematica. Mentre attendiamo che finalmente ci diano delle risposte concrete e definitive sul fatto che possono esistere più universi, dobbiamo accontentarci della teoria delle stringhe che tende di unificare le due fisiche, quella classica e quella quantistica. Ringrazio dell'attenzione e vi rimando alla prossima. Bene, per la trascrizione del documentario usate Prescribe, almeno non perdete tempo. Alla ricreazione di domani faremo subito un Kahoot, noi compresi. Così capiremo se c'è bisogno di riguardarlo e, se siamo bravi, ci guardiamo anche l'episodio successivo. La ricreazione è finita, pulite tutto e passiamo a scienze. Gli organi delle piante vascolari sono generalmente tre, che sono la radice, il fusto e le foglie. Questi organi e strutture sono fondamentali in quanto svolgono le principali funzioni di cui una pianta necessita per vivere, come l'assorbimento di acqua e nutrienti, il trasporto delle sostanze, la produzione di metaboliti, il sostegno strutturale e la fotosintesi. Il fusto, detto anche tronco, è uno dei principali organi delle piante. Ricopre le seguenti funzioni: sostegno, trasporto, propagazione vegetativa, accumulo di zuccheri e produzione di foglie. Accidenti, una classe viene verso di noi. Salutate e fate finta di nulla. Wow, che maleducati. Su, torniamo qui con la testa. Prof, c'è di nuovo quella strana ragazzina che ci guarda. Speriamo non vada a fare la spia.
Ragazzi, per oggi abbiamo finito. Tutti a casa e a domani. Ma che sta succedendo?